Salve, salve da Marco Calabro per conto di Cellocost, di tourvideo.com e di epumo.com. E ci troviamo oggi a Manhattan, nell'area centrale, nell'isola centrale di New York, e siamo nella zona dove una volta stavano le Torri Gemelle, dove è nato il Memorial. Già abbiamo effettuato un video di una delle due piscine, qua siamo nella piscina sud. Vediamo qua al lato tutti quanti i nomi delle persone che purtroppo morirono in questo tragico evento. Qua c'è una rosa bianca, è una cosa che capita di vedere qua al lato di tutti i nomi di questi poveretti. Vediamo l'interno della piscina, vediamo lì la cascata. La cascata con questo continuo rumore che fu una concezione dell'architetto Frank Lloyd Wright, il rumore dell'acqua che cade, che fu l'architetto che qui proprio a New York realizzò il Museo Guggenheim, un'opera architettonica straordinaria. Vediamo il centro della piscina, qua siamo nella piscina sud praticamente, dove era la torre sud. Vediamo che la piscina, a un certo punto l'acqua va a cadere nel... Eccolo lì, va a cadere in questa immensità che è il foro centrale. Questa è la concezione che è stata progettata per la realizzazione delle due piscine che rappresentano i punti dove precedentemente si trovavano le due torri. Vediamo che qua in effetti i lavori non sono terminati. Vediamo qua per esempio la costruzione di questo edificio, nello stesso parco stanno facendo lavori, però nella sostanza quella che era la concezione degli eventi drammatici, quello che è il memorial, il ricordo degli eventi drammatici che ci furono l'11 di settembre, e vengono sicuramente ben espressi da questa rappresentazione realizzata con queste due piscine e con la costruzione del nuovo One World Trade Center. Grazie per ascoltare i video di Cellocost di tourvideo.com e di epumo.com.